Se avete delle spaccature qua, in queste zone, è sufficiente tornare a livello simmetri e aumentare la soglia del threshold per fondere queste due zone. Una volta raggiunta un certo grado di soddisfazione, possiamo disattivare le NURBS, ritornare nei symmetry e collassare questa storia, così l'oggetto è unico. Vi ricordo di controllare la selezione dei vertici, perché delle volte abbiamo una spaccatura, in questo caso no. Per fare questo, il consiglio è Ctrl A. Si selezionano tutti i vertici. Si invoca il comando weld. Con una piccola soglia controllate se prima o dopo i vertici sono gli stessi. Se before e after sono gli stessi, vuol dire che tutta la struttura è una struttura che è saldata correttamente. Poi chiaramente ci sono delle aree dove si può creare un weld per ottimizzare determinate parti, ad esempio come queste, perché l'oggetto deve comunque essere poi ottimizzato. Se delle aree non vi piacciono, non c'è nessun problema, si cancellano. E poi si spostano i vertici. Poi si possono riattivare le NURBS e visualizzare i risultati con le NURBS attive. In questo modo. Qui abbiamo una suddivisione a due. Portiamo la maglia un po' verso il basso. Selezioniamo questi vertici. Ecco, vista prospettica. Ok. Ok. Creare un po' di movimento su questo oggetto, consiglio di quello di lavorare con un alto numero di poligoni se volete provare. Ma per lavorare con un alto numero di poligoni, vi consiglio di creare due copie dell'oggetto. Ctrl V. Maglietta 01, ok, quindi abbiamo una copia e un'altra copia. Nascondiamo la copia che abbiamo creato, oppure quella originale, e lavoriamo su questo oggetto con un
una interazione abbastanza alta. 2 già sono sufficienti, 3 sono un po' forte come suddivisione. Rilasciamo su 2. Convertiamo questo oggetto come editable poly, così abbiamo questo tipo di copia. Usiamo gli strumenti che abbiamo usato precedentemente, ad esempio abbiamo il pinch e abbiamo lo smooch. Con il pinch noi possiamo portare determinate aree verso se stesse, così. Sono dei piccoli click. Poi con l'effetto di smudge lo possiamo anche abbassare un pochino per creare tipo un effetto di piega. Ok. E poi abbiamo il push per creare una protuberanza. Lavoriamo sempre con delle forme un po' ridotte per quanto riguarda l'intensità. Poi piano piano aumentiamo. Se vedete delle imperfezioni, ricordatevi che abbiamo uno, lo strumento di rilassamento. Con dei piccoli click possono rilassare questa zona. Sono piccoli interventi. Ecco, ok, confermiamo, disabilitiamo EDG Face, quindi vedete che qui abbiamo questo effetto di piega, poi prendiamo il Relax con una forza abbastanza ridotta. Rilassiamo un po' questa parte. Se volete potete agire anche qua, eh? Esempio 0.2. Ok. Con un po' di pazienza voi potete creare tanti di questi effetti, creando appunto molte diversificazioni e lavorare anche dove bisogna creare un pochino di effetti così. Vi ricordo che abbiamo anche il flatten se volete appiattire determinate parti.
come questa, dove abbiamo la zona appunto del seno della maglietta sullo sterno, sempre con delle pennellate molto lievi. La stessa cosa, se volete, la potete fare un po' sul bacino, però già qua sul bacino si rompe, per cui non è idoneo in questa zona. Qui possiamo usare un po' il push per andare un po' avanti, perché si vede una parte del seno che non si deve vedere. Ok, direi che uno degli strumenti più utilizzati è questo, la possibilità di traslare delle aree per creare poi delle diversità. Con gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo continuare a creare delle pieghe sugli oggetti che rappresentano, in questo caso, la nostra maglia. Per cui possiamo concentrare, ad esempio, in quest'area, po' di EDG, con il comando pinch spread, poi possiamo usare il push e pull. In questo caso molto alto, sia la forza e anche il diametro lo riduciamo. Conviene creare delle piccole pennellate, non esagerare all'inizio, in modo da creare la protuberanza a piccoli passi. In questo modo. Poi, come sempre, abbiamo a disposizione i comandi di relax, che sono presenti anche col tasto maiuscolo, anche a livello dello strumento push-pull, per rilassare determinate parti. Possiamo usare anche l'alt per fare un push-pull contrario, per creare una parte più rientrante. Magari potete aumentare anche la forza per vedere come lavora, qui per creare la piegatura all'interno. Ok, un po' di relax.
Poi possiamo usare anche il relax soften degli altri strumenti per dare delle piccole passate per rilassare le aree interessate. Come ho detto, bisogna avere un po' di pazienza, ma si ottengono tutti questi tipi di pieghe che voi vedete, che sono le pieghe che si possono generare. La piega può anche poi essere interrotta in una sua parte, così. Ok. Come sempre poi abbiamo il solito tasto Shift se vogliamo selezionare delle aree da muovere. Magari un po' all'esterno. Anche qui abbiamo la forza, sempre meglio lavorare con una forza ridotta in questi casi. Ok. E continuate e create le pieghe dove pensate che sia più opportuno creare questo tipo di piega. Ad esempio in quest'area dove abbiamo la parte del seno possiamo creare una piega che arriva fino qua sopra, qua in alto e poi fa questo movimento. Così. Vi ricordo anche il comando revert del control per creare un po' di sfumatura. Se ce ne fosse bisogno. Osservate sempre le blueprint e decidete in base alle blueprint dove queste pieghe devono risiedere.